Grazie Presidente. Innanzitutto ci chiediamo dove sia il Ministro Alfano e dove sia il Presidente Renzi. Hanno messo la faccia su tutto, però oggi sono colpevolmente assenti quando avrebbero dovuto mettere la faccia sull'operazione Mare Nostrum. Hanno lasciato un povero sottosegretario a difendere quella che è un'operazione fallimentare. Mare Nostrum, cara collega che è intervenuta poc'anzi, non è un motivo d'orgoglio per il Paese. Mare Nostrum è una vergogna di questo Paese ed è una vergogna di questo Governo e del Partito Democratico. Più 823% di immigrati clandestini sbarcati sul nostro territorio negli ultimi 4 mesi. Più 30.000 immigrati clandestini accolti negli ultimi 4 mesi. Più 80.000 immigrati clandestini o presunti profughi dal 1 gennaio 2013. 300.000 euro al giorno per l'accoglienza. 9 milioni di euro al mese per l'accoglienza. 36 euro al giorno per ogni immigrato clandestino. 15 euro di ricariche telefoniche. 2,5 euro per comprarsi le sigarette, casa, vitto, alloggio in hotel a 4 stelle a carico dei cittadini italiani, spese di assistenza sanitaria. Colleghi. Collega, facciamo andare avanti Molteni, per favore. L'ho richiamata già, per favore. 1.200 euro al mese per immigrato clandestino, più del doppio della pensione sociale che viene data ai nostri pensionati, molto di più dello stipendio di un operaio. Questi sono i numeri di un fallimento. Questi sono i numeri del fallimento dell'operazione Mare Nostrum e noi, con questa mozione che ha chiesto la Lega, oggi si discutiamo di Mare Nostrum, è perché la Lega ha chiesto e ha preteso che si discutesse di questa vergogna. Questi sono i numeri del fallimento di Mare Nostrum, del fallimento del governo Renzi, del fallimento del governo Letta con cui l'operazione Mare Nostrum è partita, del fallimento del ministro Alfano che dovrebbe dimettersi. Il ministro Alfano non è presente perché si vergogna dell'operazione Mare Nostrum. Colleghi, non impediamo a Molteni di esprimersi. Presidente, noi accogliamo tutti, stiamo accogliendo tutti e in altri paesi d'Europa avviene esattamente il contrario. Beata la Svizzera che fa il referendum per chiedere ai cittadini se vogliono che tipo di immigrazione, perché un paese serio è il paese che si sceglie l'immigrazione, che sceglie immigrazione di qualità e qualificata per rispondere alle esigenze del paese. In Svizzera hanno votato, il popolo svizzero ha votato contro l'immigrazione di massa. La Spagna gli immigrati clandestini li blocca negli ultimi 6 anni. In Spagna abbiamo meno 90% di immigrazione clandestina, meno 15% nell'ultimo anno. In Grecia e a Malta gli immigrati clandestini li respingono. La Gran Bretagna sta attuando un piano di contrasto all'immigrazione clandestina. La Francia sta smantellando i campi nomadi e i campi rom. E noi cosa facciamo? Noi li accogliamo tutti. Un paese con 3 milioni di disoccupati, con 6 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, con 1 milione di famiglie che non hanno reddito da lavoro. Questi sono i problemi del Paese, queste sono le priorità e con questi numeri l'Italia non ha bisogno di nuova occupazione. Finché avremo un disoccupato italiano, noi dovremo dare lavoro e occupazione a loro. Il nostro Paese non ha bisogno, liberare i banchi del governo, per favore. Non abbiamo bisogno di nuova immigrazione. E il combinato disposto dell'operazione Mare Nostrum, siamo l'unico Paese al mondo che utilizza l'esercito non per controllare i confini, ma per aiutare gli scafisti. Mare Nostrum nasce il 18 di ottobre
per bocca del ministro Alfano come deterrente all'attività degli scafisti. Dopo sei mesi Mare Nostrum diventa l'incentivo per gli scafisti. Mare Nostrum diventa un regalo alla criminalità organizzata. E vi dovete vergognare. Mare Nostrum è il fallimento di Alfano, è il fallimento di Renzi, è il fallimento del Partito Democratico, ma è anche il fallimento di quei partiti che hanno voluto, votato e chiesto l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. E mi rivolgo ai 5 Stelle, e mi rivolgo al Movimento 5 Stelle, che ha chiesto e abolito il reato di immigrazione clandestina, reato presente in tutti i paesi europei dove è previsto anche il carcere. Che Mare Nostrum sia un fallimento ve lo dice la gente, ve lo dice la Lega, ma non ve lo dice soltanto la Lega. Che Mare Nostrum è un fallimento ve lo dice la Caritas, ve lo dice l'ARCI, ve lo dice il vostro sindaco Fassino, presidente dell'ANCI. Avete lasciato i comuni, gli enti locali soli ad affrontare questa emergenza. Mare Nostrum è un fallimento, ve lo dice, lo dice, cosa che può capitare solo in un paese strano come il nostro, lo dice al ministro dell'interno lo stesso Viminale, perché il dottor Pinto, capo del Dipartimento dell'Immigrazione al Viminale, ha detto che Mare Nostrum incentiva e aiuta le partenze. E quando tu hai un tuo dipendente che ti dice e ti sconfessa la tua azione politica, un ministro serio prende e va a casa, eleva il disturbo, eleva il disturbo. Cosa bisognerebbe fare? La Lega non solo l'ha detto, la Lega l'ha fatto. Noi ricordiamo le politiche di Roberto Maroni, le politiche dei respingimenti, le politiche dei pattugliamenti, la politica degli accordi bilaterali con i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, la politica dei rimpatri. Queste sono politiche serie. Queste sono politiche che impediscono che Mare Nostrum diventi una vera e propria invasione, perché il nostro paese oggi è invaso e abbiamo assistito negli ultimi giorni a un patetico teatrino, a un rimpallo di responsabilità. La signora Malmström da un lato, chi è la signora Malmström? Chi l'ha votata? Chi l'ha voluta? Cosa ha fatto in questi 5 anni? La signora Malmström, che parla in nome per bocca di un portavoce. E quindi siamo al fallimento della politica europea, quell'Europa che voi santificate dalla mattina alla sera, quell'Europa rispetto alla quale voi continuate ad andare col cappello in mano a prendere ordini. Continuate a essere Letta prima, Renzi poi, Alfano oggi, i maggiordomi di Bruxelles, i camerieri di Bruxelles. E quindi vi state rimpallando delle responsabilità. Alfano e Malmström sono due facce dello stesso fallimento, il fallimento di una politica di accoglienza, il fallimento di una politica buonista, il fallimento di una politica filo immigrazionista, il fallimento della politica delle porte aperte. Cosa bisogna fare? Quello che abbiamo detto prima, la politica del ministro Roberto Maroni. Con Roberto Maroni gli sbarchi erano diminuiti del 90%, le espulsioni erano aumentate, sono aumentate del 90%. Viene citata spesso la famosa convenzione di Dublino. C'è un ex ministro che ha fatto per un anno il giro dell'Italia a spese dei cittadini italiani, che ci ricorda che la Convenzione di Dublino è stata stipulata nel 2003. Perfetto, peccato che un anno fa, il 7 giugno del 2013, è stata rimodulata quella convenzione, si è fatto Dublino 2 e il governo italiano ha accettato supinamente le disposizioni della Convenzione di Dublino. La Lega ha proposto un referendum. Noi siamo nelle piazze chiedendo... Colleghi, rimuovete questi cartelli. Chiedo ai commessi di intervenire. Rimuovete i cartelli. Togliete la parola a Molteni finché non si rimuovono i cartelli. Rimuovete i cartelli. Siate collaborativi, per favore. Grazie. Rimuovete i cartelli, per favore. Grazie. Molteni ha 30 secondi. Prego. Presidente, Presidente, Presidente,
Salverete Mare Nostrum. La Lega chiede di sospendere immediatamente Mare Nostrum. Salverete Mare Nostrum. Oggi una forza politica, la lista Tsipras, dice che in Europa servono 50 milioni di immigrati clandestini. Bene, noi diciamo alla sinistra, diciamo al Movimento 5 Stelle, al Partito Democratico, a Forza Italia, a Nuovo Centrodestra, volete più immigrati? Perfetto, portateveli a casa vostra gli immigrati, portateveli nelle vostre abitazioni. Hai esaurito il tempo. Noi non vogliamo più immigrati, noi vogliamo più attenzione, più lavoro, più rispetto, più dignità per i nostri cittadini. Grazie.